una precisazione perché potrei essermi impicciato prima. Quando ho una divisione, cioè una struttura di questo tipo, P è il dividendo, S è il divisore, Q è il quoziente e R è il resto, ovviamente quando andiamo a dividere per S, qui rimane Q. Mi sembrava di aver fatto bene, però mi è stato segnalato che avevo scritto S. Divido per S, qua viene P su S, qua viene QS su S che fa Q e qua viene R su S. Chiaro? Quindi il dividendo fratto il divisore è uguale al quoziente più il resto che si deve ancora dividere per il divisore. Questo vale anche per i numeri, no? Se voi avete 24 settimi, questo non è altro che 3 più 3 settimi. 7 più 3 è 21, il resto fa 3. Per esempio, se io ho 24 settimi, gli inglesi scrivono 3, 3 settimi. Cioè più non ce lo metto, scrivono così. Qua è come se ci fosse un piccolo più. Così scrivo. Se io scrivo 2 e un quarto vicino, significa 2 più un quarto che significa 9 quarti. Chiaro? Precisato questo, errata corrige, andiamo a fare il sottocaso 3. Allora, qual è il terzo caso? Allora, noi abbiamo fatto i casi in cui le radici di S sono reali e distinte, oppure sono reali e coincidenti, e che caso c'è rimasto? Il caso in cui le radici siano complesse. Quindi stavolta S di X lo scrivo così, lo scrivo come X quadro più 2 alfa X più beta. Qual è la condizione affinché le radici siano complesse? Che il discriminante sia negativo, cioè alfa quadro meno beta deve essere negativo. Beta deve essere maggiore di alfa quadro. Allora andiamo a fare quindi l'integrale tra l'integrale senza estremo di ax più b fratto x quadro più 2 alfa x più beta in x. Allora, questo come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come l'integrale di ax più beta fratto x più alfa al quadrato più beta meno alfa quadro in x. Beh, se ci fate caso, quando vado a fare questo quadrato mi viene x quadro e ci sta, 2 alfa x e ci sta, poi mi viene più alfa quadro che cancella meno alfa quadro, mi rimane beta e ci sta. Per comodità questo nuovo numero chiamiamolo gamma quadro. Quindi posso riscrivere il tutto così: integrale di ax più b fratto x più alfa al quadrato più gamma quadro in dx. È un numero positivo, quindi è il quadrato di qualche cosa, quindi va bene. Ora però qua
poniamo y uguale a x più alfa fratto gamma, cioè in buona sostanza vogliamo che x più alfa faccia gamma y. Allora, questo qua, questo integrale chi diventa? Diventa l'integrale con questa sostituzione, cioè un y uguale x più alfa fratto gamma di che cosa? Chi è x? X è uguale a gamma y meno alfa, quindi qua mi viene a che moltiplica gamma y meno alfa più b fratto gamma quadro y quadro più gamma quadro in dy, ma dy chi è? È dx chi è? Scusate, dx è gamma dy. Lo vedete da qua. Quando vado a derivare, dx è uguale a gamma dy. O se preferite dy di dx è uguale a 1 su gamma. Ok, continuo qua. Uguale, questa sostituzione la scrivo qua, poi me la ricorderò dopo, ma adesso non me la porto appresso. Quindi questo è uguale a gamma per l'integrale di a per gamma per y meno a alfa più b fratto gamma quadro più y quadro per gamma quadro per y quadro in dy. E tutto questo è uguale a l'integrale, allora, questo per questo diviso questo fa a y fratto y quadro più 1 in dy. E poi mi rimane la costante meno più gamma che moltiplica b meno a alfa per l'integrale di, poi qua c'è gamma quadro sotto, 1 fratto y quadro più 1 in dy. Allora, questi due integrali sono due integrali immediati. Scusate, io cambio un po' posizione ogni volta perché la lavagna è grande ma non abbastanza. Allora, questo chi è? Se ci fate caso, questo è a mezzi per il logaritmo di y quadro più 1. Perché la derivata del logaritmo di y quadro più 1 quanto fa? 1 fratto y quadro più 1 per 2y, 2 e 2 si semplifica, rimane la y e l'asta. Poi qua che cosa mi rimane? Mi rimane b meno a alfa fratto gamma per l'arco tangente di y. E poi ci devo mettere la costante. Quindi lo riscrivo qua sopra. A mezzi per il logaritmo di 1 più x più alfa fratto gamma al quadrato, perché y è uguale a x più alfa fratto gamma, più b meno a alfa fratto gamma per l'arco tangente di x più alfa fratto gamma più costante, dove c è la solita costante arbitrale. Nell'ultimo passaggio cosa ho fatto? Ho risostituito a y la sua espressione in funzione di x. Ci siamo? Ok, uno dice ma qua si è fatto gli errori, io non lo so, non mi interessa. In realtà quello che conta è il procedimento, perché ogni volta che lo dovremo rifare
lo dovremmo rifare con lo stesso tipo di ragionamento. Non è che ci stiamo a ricordare questa formula, applichiamo questa formula. Non ci pensate proprio. Perché cercare di farlo con una formula significa innanzitutto andare a scrivere chi è alfa, chi è beta, chi è A, chi è B. E già questo richiede tempo. Poi richiede l'applicazione della formula, se la devi ricordare. Ed è più facile sbagliare in questo senso. Invece qua, noi cosa abbiamo fatto come ragionamento? Abbiamo completato il quadrato e quello che avanza è un numero positivo, quindi lo scriviamo come gamma quadrata. Ah, dovevamo anche scrivere in realtà chi era gamma, gamma è la radice di beta meno alfa quadrato. Però non lo sostituiamo perché non ci conviene, sennò la formula diventa ancora più complicata. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una, non è solo una traslazione, abbiamo fatto una traslazione e poi abbiamo fatto una divisione per gamma qui. Per quale motivo? Perché così sotto il denominatore diventa del tipo y quadro più 1 per una costante. E sopra mi viene quello che mi viene. Però qualunque cosa sia, sarà qualcosa per y fratto y quadro più 1 più qualche altra cosa, un'altra costante per 1 fratto y quadro più 1. Ora la primitiva di y fratto y quadro più 1 è un mezzo logaritmo di y quadro più 1, è un integrale immediato, e una primitiva di 1 fratto y quadro più 1 è la tangente di y. Quindi andando a calcolare questi due integrali sostituiamo. Adesso facciamo un esempio. Tra l'altro lasciamo nell'esempio, lasciamo indicato lasciamo indicato l'espressione iniziale, l'espressione finale, per vedere se la formula che abbiamo scritto, l'esempio lo usiamo insomma per controllare se abbiamo fatto bene con le lettere oppure no. Ripeto, il precedente è giusto, ma è sempre possibile qualche errore. Ok, allora qui cancelliamo e andiamo a fare l'integrale di 4x quadro più 5, scusate, 4x più 5 fratto x quadro più 6x più 13 di x. Ci ho pensato un attimo giusto per cercare di fare in modo che gamma non venga con la radice, ma tanto se viene, pure veniva con la radice non è. Allora, come lo posso scrivere questo integrale? Questo integrale lo posso scrivere come integrale di 4x più 5 fratto x più 3 al quadrato più 2 al quadrato. Vedete, x quadro più 6x, 3 al quadrato fa 9, 9 più 4 fa 13, e si trova. Quindi adesso qual è la posizione da fare? La posizione da fare è y uguale x più 3 diviso 2. Quindi cosa viene qua? Quindi x uguale 2y meno 3. Di qua viene 4 che moltiplica 2x meno 3. 2y meno 3, scusate. Più 5. Sotto viene 4 che moltiplica y quadro più 1 in dx. Quindi mi diventa integrale, a qui abbiamo 8y fratto 4 fa 2y fratto y quadro più 1 in dy più, anzi meno, qua viene meno 12 più 4
più 5 fa meno 7, quindi viene meno 7 quarti, e l'integrale di 1 fratto x al quadro più 1 in dx uguale a 2y fratto y quadro più 1, la primitiva è logaritmo di y quadro più 1, quindi viene logaritmo di x più 3 mezzi al quadrato più 1 più, anzi meno, 7 quarti per arco tangente di x più 3 mezzi, x più 3 mezzi più la costante. Allora, vediamo un po', ma qua mi doveva venire c'è una cosa che ho sbagliato, infatti. Cosa ho sbagliato? dy è d e x è a 2 dy. Quindi tutto quanto moltiplicato per 2. Quindi qua mi viene 2, qua mi viene meno 7 mezzi. Perché quando ho fatto la sostituzione, x era 2y meno 3, questa era più 5, questo ho fatto la sostituzione, poi mi devo ricordare che dx è uguale a 2 dy. Quindi questo 2 era 4, quindi qua è 2, qua ho sostituito, sì, adesso è corretto. Allora vediamo un po' a mezzi, come me ne sono accorto andando ad applicare la formula, stavolta ce l'avevo scritta. A mezzi A faceva 4, a mezzi fa 2 per logaritmo di 1 più x alfa faceva 3 più 3 fratto 2, gamma faceva 2 al quadrato più, qua devo fare 5, alfa faceva 3, a faceva 4, 5 meno 12 fa meno 7 mezzi perché gamma vale 2, meno 7 mezzi per l'arco tangente di x più 3 mezzi più la costante a 3. Quindi come avete visto, è corretto. Se volete un ulteriore, allora io è corretto, mi sono basato sul fatto che era difficile che avessi fatto due errori, uno qua e uno anche là. Però se volete ulteriore conferma, fate che la derivata, fate tutta la somma di tutti i pezzi che avete e vedrete che alla fine otterrete questo risultato. Ci siamo? Non è difficile. Quindi attenzione, mentre nei casi precedenti la primitiva la potevo andare ad applicare su tutti gli intervalli che non contenevano gli zeri del denominatore, siccome qua zeri del denominatore non ce ne stanno, questa primitiva la posso andare ad applicare su tutti gli intervalli. Anzi, se A è uguale a 0, la posso applicare anche sulle semirette e sulla retta, cioè quando mando x a infinito, questo pezzo diverte. Allora ricordatevi che il denominatore è sempre positivo. Quindi per esempio se andate a integrare questa funzione su una semiretta, che succede? Su quella semiretta, a parte un intervallo, il segno di questa funzione sarà costante, sarà pari al segno del denominatore, dipende da quella semiretta il numeratore se si mantiene positivo oppure no.
oppure negativo. Però cosa succede? Se A, se A non è 0, l'integrale diverge. Perché? Per quale motivo? Perché questa funzione va a più o meno infinito, dipende dal segno di A. E dipende se stiamo andando a più infinito o meno infinito. Perché se stiamo andando a meno, non perché il limite è sempre lo stesso, però se l'integrale è tra meno infinito e una costante, questo lo devo valutare nell'estremo basso, quindi c'è il segno meno davanti. Se invece lo stiamo andando a più infinito, questo lo devo valutare nell'estremo alto e quindi c'è il segno più davanti. Comunque, se A non è 0, l'integrale diverge o positivamente o negativamente. Se invece A è 0, questo pezzo non c'è, e vedete che questa funzione, quando x tende a più infinito, quando x tende a meno infinito, tende a pi greco mezzi o a meno pi greco mezzi. Chiaro? Quindi in questo sottocaso qui, le funzioni, per esempio, se io vado a fare, facciamo un esempio che diciamo è più facile, supponiamo di fare l'integrale di 3 fratto x quadro più 4x più 5 integro. Questo è uguale a tra meno infinito e più infinito, integrale in proprio. Qui c'è bisogno, in realtà questa funzione qui non è integrabile secondo Riemann perché non è nulla fuori di un intervallo e non si annulla sia verso meno infinito sia verso più infinito. C'è bisogno di spezzare l'integrale in due? Io vi ho detto in generale di sì, in questo caso no. Perché no? Perché la funzione è di segno costante, quindi possiamo fare tutti i limiti insieme che vogliamo. Se invece fosse stato di segno variabile era diverso. Comunque, questo qua che cos'è? È l'integrale da meno infinito a più infinito 3 fratto x più 2 al quadrato più 1 in dx. Allora cosa faccio adesso? Faccio la sostituzione y uguale x più 2, quindi questo è uguale all'integrale in dy, perché è una traslazione, quindi dy è uguale a dx. Quando x tende a meno infinito, y tende a meno infinito. Quando x tende a più infinito, y tende a più infinito. Quindi gli estremi di integrazione rimangono gli stessi. Di 3 fratto y quadro più. Cioè al posto y uguale x più 2. Quando x tendeva a meno infinito, y uguale x più 2 tende a meno infinito. X tendeva a più infinito, y uguale x più 2 tende a più infinito. Quindi gli estremi di integrazione non cambiano. Quindi questo qua chi è? È 3 volte l'arco tangente di y, diciamo valutata a più infinito o meno infinito, cioè nel senso del limite. Ma il limite dell'arco tangente quando la y va a più infinito è pi greco mezzi, a meno infinito è meno pi greco mezzi, quindi qua viene 3 pi greco mezzi meno meno pi greco mezzi fa 3 pi. Quindi questa integrale molto semplice da fare, vale più. È chiaro? Adesso lo facciamo diventare più chiaro. Scommetto che non è chiaro questo passaggio qua, da qua a qua. Allora, la funzione a meno 2 vale 3. La funzione fa così, questa, qua c'è la x, e qua usiamo un'altra variabile, chiamiamo t, perché la x poi la devo fare la traslazione, devo chiamare x. Adesso cosa ho detto? Allora vedete, questa integrale qua, chi è? È l'area del grafico, cioè del pezzo di piano che sta tra il grafico della funzione e l'asse dell'ascesa. Se io faccio la traslazione y uguale x più 2, la nuova variabile mi viene spostata centrata qua.
l'area è cambiata, cioè se, sempre da meno infinito a infinito la devo calcolare. Perciò non sono cambiati gli esperimenti di reazione. Cioè sto dicendo semplicemente che se tu strasli una figura che è illimitata, che si estende da meno infinito a più infinito, l'area non cambia e gli esperimenti di reazione rimangono gli stessi. E quando valeva quest'area, si va a fare il conto, si vede che valeva 3 pi greco, sia prima che perché? Perché al cotangente di y, per y che tende a pi infinito tende a pi greco mezzi, a meno infinito tende a meno pi greco mezzi, quindi io devo fare 3 che moltiplica pi greco mezzi meno meno pi greco mezzi, in totale viene 3 pi greco. È chiaro adesso? Ok, va bene. Allora adesso andiamo a fare quelle di grado e se no quando affittiamo? Di grado qualunque. La bellezza del metodo di Hermite sta proprio che hai fatto quelle di grado 1, hai fatto quelle di grado 2, adesso sei in grado di affrontare quelle di grado qualunque. Allora, prima di andare a fare quelle di grado qualunque, vediamo un attimo che sono. Se ci sta dentro. Il bello è che qua c'è un grado, c'è un caso solo. Allora, andiamo a illustrare il seguente lemma di Hermite. Teorema. Hermite. Allora, cosa dice questo teorema? Dice, supponiamo di avere una funzione razionale del tipo p di x su s di x, quindi grado di p minore del grado di s, poi s monico. Quindi come si scrive s? S si scriverà come x meno x con 1 per x meno x con 2 per x meno x con a. Queste sono le radici reali. Poi abbiamo ogni radice reale, però la devo elevare a quella che si chiama la sua molteplicità, cioè può darsi per esempio che la radice x con 1 compaia 3 volte. Allora ci sarà x meno x con 1 alla 3, quindi questi qua sono numeri interi positivi. Poi abbiamo x meno come lo vogliamo chiamare, le radici complesse le vogliamo chiamare x meno z1 alla beta 1 per x meno z1 coniugato alla beta 1 per x meno z k alla beta k
per x meno z coniugato k alla beta k. Cioè, una volta considerate le radici reali, il polinomio può ammettere anche le radici complesse. Se vi ricordate, abbiamo detto che teorema fondamentale dell'algebra, un polinomio di grado n quante radici ha? Esattamente n, se sono contate con la propria molteplicità. Però c'è un'altra osservazione che abbiamo fatto a suo tempo: s di x è un polinomio a coefficienti reali p ed s, hanno coefficienti reali, cioè non numeri complessi. Quindi, che vuol dire? Che se un polinomio a coefficienti reali ammette una certa radice complessa, deve ammettere anche la complessa coniugata. Per esempio, nel terzo sottocaso, se vi ricordate, se andate a fare le radici di un polinomio di grado 2, quando non sono reali, sono due radici complesse coniugate. Non mi era servito di calcolare, ma allora, non solo, ma se ammette la complessa coniugata, se la radice complessa la ammette con molteplicità beta 1, anche la complessa coniugata la deve ammettere con la stessa molteplicità. Cioè, se la radice complessa, per esempio qua, z1 ce l'ha 5 volte, anche la coniugata ce la deve avere 5 volte, perché ogni volta tiro fuori la complessa coniugata. Allora, quindi questa è la premessa, questa è un'ipotesi, cioè, nel senso che, qual è l'ipotesi? Che s di x l'ho già scritto così, cioè una scrittura del genere ce l'ha. Il problema è che per trovare questa scrittura mi devo trovare x con 1, x con 2, x con h, alfa 1, alfa 2, alfa h, z1, z2, zk, beta 1, beta 2 e beta k. E questo non è facile in genere. Diciamo che nella pratica è molto più facile di quello che sembra, perché secondo voi nel compito un polinomio, il denominatore di che grado lo posso dare? 3, 4, 5, ma non di più. Una volta ho dato il grado 7, una volta solo, smentato. Però, nel momento in cui è di grado, per esempio, supponiamo che sia di grado 4, che cosa può avere? Allora, mettiamo che non abbia radici reali, può avere una complessa e una complessa coniugata, sono già 2. Se la molteplicità è 2, sono già 4, abbiamo finito. Altrimenti può avere z1, z1 coniugato, poi z2, z2 coniugato, sono 4. Quindi può avere una radice complessa e la sua coniugata di molteplicità 2, oppure due radici complesse con le due coniugate, sempre 4 su. Oppure può avere una complessa, la coniugata e due reali. Per esempio può avere una reale di molteplicità 2 e due coniugate di molteplicità 1. Potrebbe avere per esempio più 1, più 3, più i e meno i, come la dice. Quindi quando il numero, allora vediamo se avete capito qualche cosa. Che relazione c'è? Il grado di S lo chiamiamo n. Che relazione c'è tra n, h e k? Scusate, tra n, alfa 1, alfa 2, alfa h, beta 1, beta 2, beta k. N è uguale ad alfa 1 più alfa 2 più alfa h più due volte beta 1 più beta 2 più beta k. Questa è la relazione che c'è, per forza, perché da qua quante radici escono? Alfa 1, da qua quante radici escono? Alfa 2, da qua quante radici escono? Alfa h, da qua ne escono beta 1, ma pure da qua ne escono altre beta 1, quindi sono due volte beta 1, due volte beta 2, due volte beta 3, due volte beta k, e quelle sono tutte le radici. Le radici in totale devono essere n, fine del discorso. È chiaro che se n è basso, per esempio se n è 3, qual è la possibilità? O qua ci sta alfa 1, alfa 2, alfa 3, oppure ci sta alfa 1,
uguale a 1, scusate, o ci sta 3 radici e potete avere le molteplicità distribuite come pare, potete avere, che ne so, 3, 1 di molteplicità 3, 2 di molteplicità 2 e 1, oppure 3 di molteplicità 1, 1 e 1, oppure ci sta una radice reale, una radice complessa e la complessa con il razzo 3. Cioè, quindi, quando n è piccolo, le possibilità si esauriscono subito, basta riflettere un attimo. È chiaro? Ora, il lemma di Hermite, interessantemente, non ha nulla a che fare con, apparentemente, con l'integrazione. Mi dice semplicemente che esiste un'unica combinazione di A1H B1 di K come vogliamo chiamarlo? C1, tanto sono maiuscole quindi non si confondono bene. CK è un unico T di X di grado deg di T minore o uguale di N meno H meno 2K meno 1, tali che P di X su S di X sia uguale alla somma per J per chiamiamolo I, va, per I che va da 1, no, chiamiamolo J, J che va da 1 ad A di A con J fra X meno X con J più la somma per J che va da 1 a K di B con J X più C con J fratto X meno ZJ per X meno ZJ coniugato più la derivata rispetto a X di T di X fratto S tilde di X. Chi è S tilde di X? Lo scrivo qua, io qua sotto, S tilde di X è uguale a X meno X con 1 alla alfa 1 meno 1 per X meno X con 2 alla alfa 2 meno 1 per X meno X con H alla alfa H meno 1 per X meno z1 alla beta 1 meno 1 per x meno z1 coniugato alla beta 1 meno 1 per x meno zk alla beta k meno 1 per x meno zk coniugato alla beta k meno 1. Cioè è lo stesso polinomio di prima, è lo stesso polinomio di prima dove tutte le radici sono, tutte le molteplicità sono scese di 1. Allora questo polinomio che grado ha? Il grado di S tilde quant'è? Quant'è? N meno H meno 2K. Perché diciamo ogni volta che tolgo una molteplicità agli alfa sono H e ne devo togliere H, ai beta lo devo togliere, per ogni beta lo devo togliere 2, uno di qua, uno per la cosa quadrata, meno 2 H. E allora questo qua è un polinomio di grado 1 in meno rispetto a questo, e questo lo posso scrivere così. Allora Hermite mi dice, guarda,
tu c'hai questa frazione che dovevi fare, questa te la puoi scrivere come? Fratti semplici con denominatore di grado 1, semplici perché la molteplicità qua è 1, più fratti semplici con le radici coniugate di grado, con denominatore di grado 2. Che vedete, qua c'è un polinomio di grado 1, qua c'è un polinomio di grado 2. Poi quello che rimane te lo puoi scrivere come la derivata di un'altra funzione razionale, dove questo c'ha grado n meno h meno 2k e questo c'ha grado 1 inferiore rispetto a stesso. Chiaro? Oh, lasciamo stare perché funziona, cioè Hermite l'ha dimostrato, lo dobbiamo dimostrare noi questo qua? No, però funziona. Quello che voglio sapere, questo lo lascio ben, questo non lo cancelliamo più, perché poi facciamo gli esercizi e non lo cancelliamo più. Andiamo invece a dire come si fa allora, sotto questa ipotesi, cioè sotto questa ipotesi, l'ipotesi era semplicemente che S fosse monico, che conosciamo la fattorizzazione di S, eccetera. Sotto questo, insomma, con questa scrittura, se io adesso voglio andare a fare l'integrale di P di X fratto S di X in dx, che devo fare? Devo fare la somma del j che va da 1 ad a di a con j per l'integrale di 1 fratto x meno x con j in dx, x meno x con j, più la somma per j che va da 1 a k per l'integrale di b con jx più c con j fratto x meno zj per x meno zj coniugato in dx, più l'integrale di una derivata che è p di x fratto s tilde di x più costante, e ho finito. Allora, questi sono integrali immediati, sono logaritmo di x meno x con j, il modulo di x meno x con j, per a con j. Questi sono integrali del sottocaso 3. Questi sono integrali del sottocaso 3. Perché sono del sottocaso 3? Perché quando io vado a moltiplicare x meno zj per x meno zj coniugato, questo quanto fa? Fa x quadro meno zj più zj coniugato, fa due volte la parte reale di zj per x, e poi viene più modulo di zj al quadrato. Come vedete, questo coefficiente sono reali, e siccome le radici sono complesse e coniugate, vuol dire che quel polinomio ha discriminante negativo. Quindi questi qua sono degli integrali del tipo del sottocaso 3 che abbiamo appena fatto. Non mi interessa quando fa, non ti sviluppi, li fa, non mi interessa scrivere su certo. Quindi questi li sappiamo fare, questi li sappiamo fare, questa è l'integrale di una derivata che è la funzione stessa, a meno di una costante arbitraria. Finito l'integrale. Quindi il 90% della fatica per quanto riguarda fare l'integrale diciamo, di una funzione razionale con denominatore di grado un po' più alto non sta nel fare effettivamente l'integrale, ma sta nello scrivere questa, che ovviamente per scrivere questa
esiste unico, lo dobbiamo trovare. E come si trova? Qua ci metti dei coefficienti, allora, e sedete, allora, come si fa a trovare? S ce l'hai, perché supponiamo di aver fatto la parametrizzazione. S tilde pure ce l'hai, perché basta diminuire le molteplicità di 1. Quindi questo si sa, questo si sa. Poi questo, allora facciamo conto, per esempio, che H è uguale a 7 e beta uguale a 5. Scusate, la somma degli agon H fa 7 e la somma di beta K faccia 5. N quanto fa? 17, 7 più 10, che n è uguale a h più 2k. Sta scritto alla 4. Ok, quindi questo qua, allora supponiamo che, facciamo un esempio, supponiamo che h era 3, alfa 1 più alfa h era 5, k era 2, beta 1 più beta k era, ma questo era, non era 3 ma era 7, 5 era 7, questo qua faceva 5, allora questo k era, allora questo era 4, mettiamo, e questo era 3. Allora, con questi valori qua quante frazioni abbiamo? Quanti fratti semplici abbiamo? G va da 1 a H. H vale 4. Quindi quanti sono questi fratti semplici? 4. Quante costanti ci mancano? Dobbiamo determinare 4. Qua K vale 3. Per ogni fratto quante costanti dobbiamo determinare? 2. Quindi quante costanti dobbiamo determinare? 6. S dite che grado ha? S aveva grado 7 più 10, 17. S dite che grado ha? Non c'ha 16, c'ha 17 meno 3, anzi meno 4 meno 6, perché h era 4 e k era 3, quindi 17 meno 10, questo c'ha grado 6 e questo c'ha grado 6. Ma un booleano di grado 6 quante costanti porta? 7, perché stavolta non è monico quello sopra, quindi porta 7 costanti arbitrari. Booleano di grado 1 porta 2 costanti, booleano di grado 2 porta 3 costanti, booleano di grado 6 porterà 7 costanti. Quindi qua dobbiamo determinare 7 costanti qua, 6 costanti qua e 4 costanti qua. In totale sono 17. Ma quando andiamo a scrivere tutto questo ambaradam e andiamo a fare la somma, otteniamo al denominatore un polinomio di grado 17, a che sarà s, e al numeratore un polinomio di grado 16 che dovrà essere uguale a p. Un polinomio di grado 16 porterà 17 costanti arbitrarie, avremo un sistema lineare di 17 equazioni in 17 incognite. Quello che ha dimostrato Hermite è che quando vai a fare questo il sistema viene sempre risolubile con un'unica soluzione. Quindi tu ti trovi tutte queste costanti, tutte queste costanti, tutte queste costanti, pure tutte le costanti, e quindi t te lo scrivi così e hai finito. Allora, sembra difficile, in realtà lo è molto meno del metodo che vi insegnano le superiori, perché il metodo che vi insegnano le superiori vi insegna a fare determinati integrali per induzione, perché vuole evitare questo pezzo qua. Allora, Hermite che cosa fa? È più furbo, dice tu devi fare un sistema lineare
quando te lo sei impostato così, l'uguaglianza, ti fai la derivata, perché fare una derivata è più facile di fare un integrale, e poi ti vai a scrivere il sistema lineare che ti verrà fuori dal principio di identità dei polinomi. Sarà un sistema balordo, ma comunque ci avrà sempre un'unica n nupla di soluzioni. Una volta che te lo sei ricavato, diciamo, si è ricavata la n nupla di soluzioni, quando vai a fare l'integrale, l'integrale della derivata sta già scritto, poi devi fare soltanto integrali con determinatori di grado 1 e determinatori di grado 2. Finito. Chiaro? Quindi, se applichiamo questo metodo e impariamo ad applicarlo, poi adesso, dopo la pausa, faremo un paio di esempi. Ovviamente non prenderemo S di grado 17, prenderemo S di grado 3, di grado 4. E quindi andremo a fare questo sistema. Una volta fatto il sistema, avremo che il nostro integrale sarà ricondotto a integrale di funzione razionale con denominatore di grado 1 e 2, che sappiamo già fare. Punto.